Natale 2020, mi trovo a Cannalonga, sto per incontrare il signor Massimo Antuoni, il quale ha realizzato degli ottimi e stupendi presepi artigianali. Massimo da circa un anno svolge questa attività, quindi andiamo a conoscerlo e ad ammirare le sue fantastiche opere. Come è nata questa tua passione nel realizzare questi stupendi presepi? Buonasera. Io innanzitutto è un anno appena che sto realizzando questi presepi. Mia madre mi diceva sempre, dice, quando voglio vedere quando mi fai un presepe. Mi ci sono messo l'anno scorso, il primo presepe è riuscito abbastanza bene. Da allora mi sono messo a fare questi presepi, mi è presa questa passione e non ho mai smesso, diciamo così. Sto continuando, mi sembra che più continuo e più mi appassiona. E tu come lavoro in primis avete una ditta edile, quindi il fatto che tu realizzi con questi dettagli questi presepi diciamo è dovuto anche al fatto del tuo lavoro che nella vita reale svolgi. Sì, anche grazie a questo diciamo ho più un punto di riferimento, no? Disegnando le pietre, tutte le porte, le finestre, tutti quei particolari, le grondaie, le tegole. Comunque è una cosa che aiuta anche questo. Alcuni presepi sono nella chiesa di Santa Maria Assunta, però sono presenti anche in alcune attività commerciali. Sì, due sono nella chiesa. Poi un altro è da Alimentari Paolino a Vallo, un altro da Outlet Salvatore Venuto, un altro è da Daniele Marra, i briganti, cioè la pizzeria, e uno alla Chioccia d'Oro. Io mi sono messo su un gruppo su Facebook, a parte che ho conosciuto molte persone, bravissime persone, ma uno in particolare è Giovanni Rosati, che viene da Monte Brandone, nel Piceno. È veramente una grandissima persona, è un grandissimo artista e lui ha pure un'accademia presepistica a Monte Brandone. I materiali che usi? Allora, i materiali uso molto il polistirene, sarebbero dei pannelli che si usano molto in edilizia, il DAS, argilla, legni, pure materiali diciamo che trovo così, un po' di tutto. Hai ricevuto un premio, un riconoscimento, premio Pietro Carbone domenica 20 dicembre nella chiesa Santa Maria Assunta, quindi cosa pensi di questo riconoscimento? Sì, ringrazio molto pure l'ente fiera della Fregagnola, il presidente Mimmo Pizzolante. Sono stato molto onorato di questa cosa.